Per la serie di incontri dedicati al territorio di Castelfranco Emilia e quindi all'esplorazione, diciamo così, del nostro vicinato in questi giorni in cui siamo tenuti a restare a casa, ho pensato oggi di cominciare dalla metà del 600 per poi andare lievemente a ritroso. E è il 1650, l'anno in cui esce a Bologna una guida dedicata alle sculture e pitture delle chiese della città, la Bologna perlustrata di Antonio Masini. Nessa l'autore cita fra l'altro l'Assunta, dipinta da Guido Reni per la chiesa ad essa dedicata, dunque Santa Maria Assunta di Castelfranco Emilia. Che l'opera sia importante, lo si sa anche dalla, diciamo, vicenda che la riguarda nei tempi delle requisizioni napoleoniche, quando i commissari inviati nella penisola per portare le opere migliori a Parigi cercano inutilmente, in effetti, di acquisirla, perché grazie all'astuzia da un lato, ma anche al coraggio dell'allora parroco e di alcuni cittadini, in effetti l'opera viene nascosta con una serie di stratagemmi. Ma tornando alla metà del 600, possiamo dire che dunque dal 1627, l'anno della consegna, l'opera è stata ininterrottamente sull'altare maggiore di Santa Maria Assunta. I motivi per cui Antonio Masini ne parla in una guida della città di Bologna sono diversi. Il primo è che comunque Castelfranco è una cittadina del contado bolognese, quindi entra nel suo discorso. Ma la cosa più interessante è il fatto che Antonio Masini citi quest'opera anche perché è stato suo prozio, Monsignor Cristoforo Masini, allora arciprete di Santa Maria Assunta, a commissionarla. Ed è molto importante pensare che Guido Reni, un artista all'epoca considerato tra i massimi in Europa, abbia dipinto per un altare in fondo secondario un'opera che è completamente autografa e non affidata agli allievi. Fra l'altro, un'opera, come cercheremo di vedere, molto originale. In realtà, chi era Guido Reni? Guido Reni nasce a Bologna nel 1575, suo padre è maestro di cappella di San Petronio, la principale chiesa della città, e vorrebbe che suo figlio segua le sue orme di musicista. Ma Guido, che pure ha talento per la musica, è in realtà chiamato proprio in maniera imperiosa dal disegno e dalla pittura, al punto da convincere, insomma, in qualche modo il padre ad essere messo a bottega e da un pittore e poi anche dai Carracci, di cui sarà poi allievo. È un artista da subito di grande originalità e che costruisce una carriera veramente folgorante. Sarà pittore favorito di Papa Paolo V Borghese e del nipote Cardinal Scipione Borghese, che è stato un committente collezionista di assoluta eccezione. Ma poi le sue opere vengono richieste dagli ambasciatori di Spagna, per il re Filippo IV, e dalla regina di Francia, allora Maria dei Medici. Insomma, i collezionisti, ma anche i potenti d'Europa, richiedono opere a Guido Reni. Ed è quindi appunto davvero interessante osservare come l'Assunta di Castelfranco non sia affatto un'opera ripetitiva, al contrario, è un'opera nella quale Guido si dimostra molto originale e crea una sorta di prototipo, potremmo dire, che diventerà prima di tutto per lui stesso modello per successive opere di quel soggetto, ma soprattutto per moltissimi artisti in futuro. Diciamo che se ci apprestiamo ad esplorare, tra virgolette, quest'opera e lo stile di Guido, è giusto ricordare che non è un artista di immediata, come posso dire, comprensione. Intendo dire che è un artista che non ci coinvolge emotivamente, ma al contrario dalla pittura molto ragionata, idealizzata. Questo non è per dire che si tratta di un artista intellettuale, non è assolutamente così. Lui usa proprio gli strumenti del pittore, il colore, le pennellate, la composizione. Ma in questo cerca di arrivare all'osservatore attraverso la possibilità in qualche misura di elevarlo, per così dire, di avvicinarlo a dei contenuti che non sono di questa terra, in qualche modo non sono così tangibili, perché sono proprio i contenuti spirituali, quelli su cui lui, per ragioni di lavoro evidentemente, oltre che di vocazione, si concentra. Nel nostro caso specifico il soggetto è l'Assunta. Dunque, di che cosa stiamo parlando? Allora,
La tradizione cristiana ritiene da sempre, possiamo dire, che Maria in punto di morte sia stata, come dire, chiamata a sé dal figlio Gesù e quindi assunta appunto al paradiso. Si tratta in realtà di una questione teologica delicata, che è stata incessantemente discussa nella Chiesa e che quindi i pittori hanno variamente tradotto. Nel Cinquecento, per esempio, secolo precedente a quello di Guido Reni, i pittori hanno dato una visione dinamica di questo momento, a partire forse dallo straordinario dipinto di Tiziano, l'Assunta per la Chiesa veneziana dei Frari, in cui Tiziano coinvolge lo spettatore nell'esperienza addirittura fisica della salita di Maria al cielo, attraverso il turbinio dei panneggi e la concitazione dei movimenti degli apostoli che stanno in basso. Ma dal momento in cui viene celebrato il Concilio di Trento e inizia quella che chiamiamo solitamente la Controriforma, la Chiesa romana non ritiene più, come dire, accettabile un trattamento di questo tipo dei contenuti della religione. Chiede cioè maggior rigore, una maggiore spiritualità ai pittori. E quindi possiamo dire che Guido Reni si trova davanti ad una sfida e poiché è un pittore molto radicale, cioè veramente impegnato in una ricerca relativa alla sua arte, cambia totalmente l'impostazione e riduce, si può proprio dire, la scena ai minimi termini. Abbiamo infatti solo Maria e due angioletti. Ora Maria si presenta davanti a chi guarda non solo frontalmente, ma in un atteggiamento di assoluta semplicità, ma anche di grande capacità evocativa. Compie infatti un gesto che si ritrova nelle immagini degli antichi cristiani, nelle catacombe, che noi sappiamo Guido Reni aveva attentamente studiato a Roma. È il gesto dell'orante, ossia della persona che prega affidandosi a Dio con le palme alzate, che è poi il gesto che i cristiani ancora oggi compiono recitando il Padre Nostro. A questo Guido aggiunge lo sguardo di Maria, completamente rivolto, proprio letteralmente assorbito dall'alto, e anche l'assoluta giovinezza di Maria. Qui Maria non è la donna che è stata Maria, non è la donna adulta, magari anche sofferente dopo i dolori passati, no, per la morte del figlio, ma è invece l'immagine stessa della creatura senza la macchia del peccato, lo specchio dell'anima di Maria, che in qualche modo è anche il riflesso in cui ciascun credente, diciamo, può vedersi. Per una promessa di futuro riscatto, evidentemente. A tutto questo si collega poi quella che chiameremmo l'ambientazione. Guido lascia intravedere sul margine basso del dipinto un cielo molto bello, solcato di nubi, che è il nostro cielo, il cielo della vita terrena che Maria sta lasciando. Dopodiché, per rendere quello che con termine dantesco potremmo definire il trasumanare di Maria, cioè il suo andare oltre l'umano in questo preciso momento davanti ai nostri occhi, Guido si affida al colore. È un giallo intenso, pienissimo, che va come sfumando, grazie alla sua capacità meravigliosa di impasto, verso l'oro o verso il trascolorare, il calor bianco addirittura. E quest'oro, che è un oro movimentato, anche se così terso, viene reso, come del resto tutta la superficie della tela, con una assenza apparente di pennellato, cioè Guido fa sparire quasi la materia, perché quello che a lui interessa è appunto, come dicevamo, trasmettere un contenuto altamente spirituale e quindi cercare quasi di smaterializzare anche il trattamento della sua tela. Le pennellate in qualche modo scompaiono, al fine di avere quello che potremmo definire un dipinto di pura luce, di puro colore e quindi di puro spirito. Nello stesso tempo, sulla parte alta del dipinto, noi non vediamo l'attesa di Gesù o l'attesa del Padre Eterno, ma vediamo i cherubini, quelle testoline alate che siamo abituati a vedere in tutta l'arte occidentale, che rappresentano gli angeli più vicini a Dio secondo la teologia. E dunque è la loro presenza, che come vedete è resa da Guido Reni in una sorta di meravigliosa filigrana e trasparenza, a documentare, a testimoniare proprio la gloria che attende Maria e che ormai la accoglie. Tutto questo vede dunque un dipinto nel quale Guido Reni
rappresenta una scena che, come dicevamo prima, diventerà sostanzialmente normativa nella storia dell'arte e soprattutto che è stata dagli spettatori suoi contemporanei, insieme a tante altre pitture, considerata il segno di una specie di celeste ispirazione. Lo si chiamava il Divino Guido, quasi convinti che fosse un dono speciale del cielo questa sua capacità di pittura. E questo faceva, quanto ci risulta, piuttosto arrabbiare Guido. E abbiamo una testimonianza molto bella, resa da Carlo Cesare Malvasia, biografo dei pittori bolognesi, che lo conobbe, e il quale scrive alcune righe di cui vorrei citare un breve passaggio, proprio per dare un'idea, insomma, di come fosse Guido, secondo ciò che ci dice Malvasia, che è un testimone affidabile. Leggo dunque. Solo dolevasi che tutto si attribuisse a una virtù infusa, ad un dono particolare del cielo. Che carattere proprio, diceva egli, che virtù infusa? Con incessante studio e con ostinata fatica s'acquistano questi doni, non si trovano già a sorte, né si ereditano dormendo. Ho studiato più che quanto altri mai s'abbia fatto. Ecco, quest'idea molto bella, secondo me. Che in una formula potremmo dire di un artista che era evidentemente un fenomeno, nel senso che era fenomenale, ma che non sembra aver voluto fare il fenomeno, anzi dichiarare la fatica del lavoro, mi sembra molto bella, insomma, per questi giorni in cui noi stiamo fermi, ci tocca spesso non lavorare, ma sappiamo che poi ci attenderà un duro lavoro. Dunque, come a dire, in fondo anche i grandi, i cui risultati a volte ci sembrano appunto frutto quasi di un'infusione del cielo, hanno molto faticato ed è grazie a questo lavoro e a questa fatica che ci hanno poi consegnato cose di cui appunto possiamo tutt'oggi godere.